un concerto e una esposizione, a dimostrazione che la comunità locale è viva e sempre più attiva. L'antico borgo di Colognola di Pescaglia ha vissuto una giornata davvero speciale, voluta dal Museo del Castagno e dalla Misericordia di Borgamozzano, per un appuntamento che ha visto la Chiesa dei Santi Caterina e Michele teatro delle due importanti iniziative. La prima è stata vissuta nel ricordo di Renzo Massei, organista e compositore che per molti anni ha animato le liturgie in tante chiese della valle. Un musicista, Renzo Massei, organista e compositore, che ha onorato tutte le nostre valli della media valle del Serchio da Lucca in poi e che era sempre al servizio delle parrocchie anche più piccole, le meno nominate, dove andava a suonare gli organi di quei paesi. È stato un amico della Misericordia, un frequentatore assiduo dell'organo del convento di San Francesco del Borgo, e quindi la Misericordia oggi non poteva esimersi dall'essere presente a ricordare Renzo Massei. E veniva definito l'organista delle chiese della Vallata, perché lui ogni giorno festivo riusciva a suonare anche in cinque chiese. Perciò come dimenticare un personaggio che ha messo il cuore in questa cosa? Prima del concerto, Monsignor Giuseppe Ghilarducci, ed eccoci alla seconda iniziativa, ha presentato alla comunità il restauro di 14 tele settecentesche raffiguranti la Via Crucis. Le tele erano in soffitta, in pessime condizioni, e sono state restaurate dallo studio Bonino di Lucca grazie alla generosità di Piers Westerman, un inglese che frequenta queste zone nel periodo estivo. Il concerto, molto apprezzato dal numeroso pubblico, è stato aperto con l'Ave Maria di Renzo Massei. La direzione artistica era affidata a Graziano Polidori ed ha visto la partecipazione, oltre che dello stesso Polidori, di Ilaria Casai, Francesca Maionchi, Laura Masini e Ilaria Brunini al pianoforte.